Salve a tutti, siamo con un nuovo video in questo video, ragazzi. Oggi continueremo la nostra serie sulla A5. Andremo a recuperare tutte le auto abbandonate su GTA 5 RP. Ebbene, ragazzi, eccoci qua. Come vedete, mi trovo alla pompa di benzina in questo momento perché dobbiamo fare un attimo il pieno. Oh mio Dio, c'è il tubo anche giallo oggi. Proprio perfetto, proprio in tema con quello che andremo a fare oggi con l'A5. Ma devo ogni volta trovare il serbatoio. Caspita, se tiro troppo qua esplode tutto. Ah, qua, perfetto. È un po' lungo questo cavo, è un po' tirato, devo ammettere. Ma comunque, ragazzi, quindi, come vi ho detto, oggi dobbiamo recuperare un paio di... già finito, incredibile. Oh no no no, non volevo tirarci un letto. No, aspettate, no. Che caspita, vabbè, adesso lo ritiro su di nuovo. Scusatemi per questo inconveniente, ma sapete cosa caspita? Ma perché c'è la macchina proprio parcheggiata così? Ma non si vergognano? Guardate, è una 500 Abarth, addirittura una 695 biposto con le gomme con scritto Pirelli P0. Wow, devo ammettere, wow. Ma il problema è che, come vedete, sì, insomma, è un po' parcheggiata male. Quindi facciamo una roba un attimo, perché queste cose purtroppo io conosco molti, diciamo, vigili, e non gli piacerebbe per nulla questa cosa. Quindi, giusto per, mettiamo un attimo i lampeggianti, ecco, al massimo questi qua alla massima potenza, e tiriamo via sto veicolo da qua, lo mettiamo in un'altra parte parcheggiato, perché non è possibile una cosa del genere. Non possono lasciare un veicolo messo così. E a quanto pare ho l'autorizzazione, mi hanno detto che se voglio posso anche gestire proprio il traffico con questo tipo di cose qua. Quindi fatemi salire un attimo sopra il letto, che prendo giusto, ecco qua, la misura, perché vorrei, ecco, agganciare il veicolo al letto. Così, insomma, possiamo portarlo via da qua, perché sta intralciando effettivamente un po' tutti. Quindi, eccolo qua. Vedete che l'ho agganciato. E adesso posso tirare. Che c'è? No, e che c'è? Scusi, è suo il veicolo? Ha parcheggiato un po'. Guardi, io glielo porto via, perché lì è agganciato in mezzo. Oh, ma scusi, mi scusi, ma si vergogni, non si vergogni. Oh, che caspita. Ehi, ma che cosa vuole? Ma vada via, vada dalla polizia. No, è armata, mi sta sparando. Oh mio Dio, no, via da qua. Via da qua, wow, con la biposto in piena. Scusi, non volevo. Oh, ricordatevi di non venire mai più in questa parte di città, cavolo. Oh mio Dio, ok, la situazione si è calmata. A quanto pare non mi ha seguito e non sta venendo dove sono io, quindi per fortuna. Il problema è che, insomma, adesso andiamo verso il nostro ufficio, e direi che questa macchina ormai la lasciamo lì, perché... Ok, non è molto stabile. Ok, aspettate, taglia la corda, ma è rimasta là. Ma no, ma dai, ma aspettate un attimo, mamma mia, incredibile. Oh, adesso la devo andare a recuperare, perché è in mezzo al traffico per di più. Ok, eccoci qua, 695 vi posto, per favore. E che caspita, ok, oh, la portiamo via noi, mamma mia quanto è scattante. Oddio, ma guardate che è tutta rosa dentro, era proprio di quella tizia lì, tutta rosa, bellissima. Ok, allora la parcheggiamo qua, esattamente qui, ok, vediamo di aprire qua il letto, che così la carichiamo direttamente su, perché no, aspetta, ok. Mamma mia, oggi, ragazzi, un colpo dietro l'altro. Allora, vediamo di metterla su, e ci passa, perfetta, ci sta perfetta, no? Così possiamo andare molto più velocemente, scusatemi per questa minima interruzione, ma ecco, giustamente... Mi sono dimenticato di agganciarla, aspetta, no. Dai, oh, ma oggi cos'è? Ma perché inizia? Allora, rifacciamo. Ok, allora aggancia. Oh, ora sì che si ragiona. Con le ruote ben assettate, perfette, messa bene sopra. Ok, bene, quindi abbiamo la navigazione, abbiamo tutto. Direi di portare questa 695 di posto via, e poi vediamo un po' con la polizia che cosa facciamo. Ma comunque, mamma mia, come va male sto... Ah, mamma mia. Bene, ragazzi, ed eccoci qua. Quindi, questo ci fanno concorrenza comunque con le riparazioni auto, perché, oh, mi scusi, effettivamente era un po' contromano, devo ammetterlo. Eccoci qua. Allora, ragazzi, siamo arrivati all'ACI. Adesso parcheggiamo il veicolo, direi, all'interno. Anche se ormai io non so cosa farmene con questo, quindi dovrò sentire il mio capo e capire qual è la situazione. Non mi è mai capitato, mi hanno detto di farlo, di portarli via sti veicoli, ma non mi hanno detto effettivamente come, quando, perché, cosa. Allora, aspettate un attimo, forse dovevo prima sganciarlo. No, in effetti no. Adesso si sgancia, perfetto. E lo possiamo mettere all'interno dell'officina. Adesso vedremo. Comunque è un bel veicolo, ragazzi. Che cosa ne pensate? Che cosa ne dite? Mi piace parecchio, anche con questa cosa rosa, viola, tutto un macello. Ma comunque molto femminile, molto bello, piacerebbe tanto a Veronica. Bene, quindi adesso usciamo da qua, ragazzi, e vediamo di farci una pausetta, perché insomma adesso è un po' che abbiamo anche rischiato di essere uccisi. Quindi ci vediamo tra poco. Vediamo appena abbiamo una chiamata, ragazzi, ve lo faccio sapere. C'è qualcuno che ha parcheggiato lì quella roba là, e che credo sia una Ferrari, una cosa strana. Adesso non ho idea. Adesso andiamo a portarla via probabilmente, e a spostarla da lì, perché non
non so per quale motivo non dovrebbe parcheggiare una macchina da potenzialmente 300.000. Aspettate che mi stanno chiamando. Aspettate un attimo che mi sta chiamando la polizia, per di più. Vediamo un po' che caspita vuole la polizia adesso. Pronto? Ehi, virgola, Pronto? Pronto? Sì? È Laci? Sì, Laci, aspetti che... Chiama la polizia. Sì. È una rapina in corso. Per fortuna senza ostaggi. Però bisogna rimuovere quel veicolo dalla fuga. Dove? In che banca? Collega, una rapina in banca? Si vede tutti quanti che scappano. Qui questa Renault. Sì. Arancione. Sì, è la banca. Sì. Davanti Giovanni, il ristorante di Giovanni. L'italiano. Mi può dare la via, per favore? Gliela vengo a prendere subito. Mi deve dare la via, però. La Maze Bank. Ah, ok. La Maze Bank. Ok, Vespucci Beach. Ok, Vespucci. Sì. C'è una rapina, devo... Ma è finita, posso venire a prenderlo, è ancora in corso? No, è in corso, però appunto dobbiamo rimuovere il veicolo della fuga. Vede che è pronto per scappare, però... Ok, ho capito, allora vengo subito, di fretta, arrivo subito col camion, questo camion qua. Certo. Ok, ok, grazie, collega, arrivo, Buon lavoro, grazie. Ah, grazie, arrivi anche a voi. No, a lei, al mio collega. Ah, ok, va bene, sì. Vabbè, anche a lei, anche a lei. Grazie, sì, adesso arrivo subito. Certo. Mio Dio, ragazzi, avete sentito? Oh, che caspita! Ok, quindi c'è una rapina in banca, vogliono che io vada... Oh, aspettate che tolgo il telefono di mezzo, che... Questa è una situazione grave, perché potrebbe essere molto pericolosa anche, proprio per il fatto che ci penseremo dopo, ragazzi, a quel veicolo. Andiamo immediatamente alla Maze Bank, se ho capito bene dalla chiamata. Mi hanno detto che si trattava di quella di Vespucci, che se non erro è su questa strada, tipo ad esempio lì. Quindi abbiamo comunque 2 chilometri da fare. Spero che, insomma, non sia troppo grave. Da quello che ho capito non ci sono ostaggi, non c'è nulla, ma è comunque una rapina in banca e ci sono un sacco di volanti, da che ho visto. Forse ho visto anche delle macchine distrutte, infuocate, non ne ho la più pallida idea. Ma dobbiamo andare a correre, perché la polizia non accetta ritardi. Devo ritirare quel veicolo, che forse è quello per la fuga dei criminali. Non ne ho idea. Ok, ci siamo, ragazzi, ci siamo quasi. Dovrebbe essere qua sulla destra. Che caspita fanno questi? Bloccano la strada, cosa fanno? Per la rapina? No, aspettate, sono, faccio parte dell'ACI io. Devo prendere assolutamente. Eccolo, ok, vedo la rapina, ragazzi. Ci sono un po' di persone, direi che essendo che quella arancione dovremmo parcheggiare qua. Poi la tiriamo sempre con la corda come ho sempre fatto. Così risparmiamo tempo sicuramente. Allora, parcheggiamo indietro, andiamo indietro. Sentite gli spari, caspita. Ok, piano. Mi sa che devo parlare con qualcuno. C'è nessuno, sono qua. Sono quello dell'ACI. Ehi, ciao. Sì, che succede? Sì, c'è una rapina in corso. No, ho capito cosa succede. Scusa, come faccio? Lo tiro fuori e basta la macchina? Sì, la rimorchi. Ok, sì, adesso lo faccio subito. Sì, grazie, sì. Oh, caspita, potevano darmi almeno un giubbotto di proiettile. Oh, mamma. Certo, venga con me. Le do un giubbotto, giubbotto. Grazie, no, perché se mi becco gli spari qui... Non si faccia vedere, che bello giallo lei. Lo so, appunto, mi metto qua dietro, così non mi vedono. Aspetta, sì, le porto subito, glielo porto. Ne ha trovato uno? Sì, ok, sì, adesso me lo metto. Come? Sono ben armati, faccio con cautela, sono ben armati, non si faccia distrarre. Sì, ok, ah, vado, fortuna. Grazie. Oh mamma. Ok, quindi uno l'abbiamo agganciato, ragazzi. Dobbiamo riuscire ad agganciare anche questa. Non hanno più così un veicolo per la fuga, da quello che ho capito. Ok, allora facciamo una cosa. Prima di tutto, in modo che non mi sparino, essendo che non dobbiamo avvicinarci comunque. Ok, sono riuscito a fare tutto di nascosto. Adesso saliamo a bordo. Adesso sapete cosa faccio? Tiro leggermente la corda. Vedete che così si avvicina il veicolo lentamente e poi accelero. In questo modo, ok. Oh, mi stanno sparando con un fucile automatico. Oh, via. Cos'è oggi? Perché rischio così tanto la vita in questa città? Basta, me ne vado da Los Santos. Ho chiuso con Los Santos, caspita. Mamma mia, ho chiuso con... Adesso con questa andrò in galera, perché ho quasi distrutto la macchina di qualcun altro. Andrò in galera, capito? Devo darmi una calmata. Devo assolutamente darmi una calmata. Oddio, fermo lì. Tagliamo sta corda. Facciamo una cosa, ragazzi. Mannaggia la miseria, mi hanno fatto arrabbiare. Perché, vi giuro, io perché devo rischiare la vita? Io sono un dipendente normale. Non dovrei fare queste cose. Non dovrei. Non mi hanno pagato per questo. Non mi pagano per questo. E soprattutto, questo lavoro l'ho trovato con l'agenzia del lavoro. Neanche per... Mannaggia. Allora, eccoci qua con una Clio. Bella. Wow! Qua c'è qualcosa di modificato. No, l'avete... Wow! Che fiammate tira questa macchina! Ok, vabbè. Allora, lasciamo stare, parcheggiamola sopra, mettiamola di sopra. E purtroppo è stata danneggiata da un colpo di arma da fuoco, ma almeno non hanno un modo per scappare questi. Eccoci qua. Questa sembrerebbe essere un'auto da rally. Ok, allora, lasciamola qui, ragazzi. Agganciamola, perché questa ovviamente non me la voglio perdere. E tiriamo su. A questo punto non ci resta altro che tornare di nuovo all'ACI. Però che cavolo, io spero di non avere mai più una chiamata del genere, perché basta, mi sono stufato di rischiare la vita per portarvi
taglia dei veicoli, incredibile. Ok ragazzi, ci siamo quasi arrivati. Allora, vi stavo dicendo che questa cosa è una brutta bestia, questo Los Santos Customs qui dell'aeroporto, perché ci porta via un sacco di lavoro di riparazione di auto. Adesso noi ovviamente abbiamo accordi con tutti i tipi di enti pubblici e non, quindi abbiamo... Oh, hanno tolto la Ferrari o quel che roba era, quella macchina rossa. Almeno così abbiamo un problema in meno. Parcheggiamo di nuovo qua, ma ragazzi, sinceramente, sapete che cosa? So che non dovrei farlo, ma mi sono talmente arrabbiato oggi. Quasi quasi adesso mi metto a fare un bel giretto con la Clio, perché funziona perfettamente. È dei criminali. Sarebbe comunque, finirebbe e finirà ovviamente comunque all'interno di qualche magazzino della polizia, mai usata, cioè completamente così. E quindi perché non usarla? E perché non provarla e gustarsela finché si può? Perché adesso ce l'ho ancora in mano mia. Ancora non mi hanno visto arrivare quelli dei miei colleghi, quindi fatemi vedere. No, ma è bellissima, anche perché, cioè, guardate come caspita. Allora, c'è la radio lassù, ancora proprio vecchio stile, con solamente i leddini che dicono la radio. Infatti adesso cos'è? Radio 1 FM. Ma guardate i contagiri, conta chilometri. Wow! E poi è stradivertente. Mamma mia, quanto vola! Vola! Vola, vola, volissima! Wow! Oh mio Dio, che bella! Renault Clio Sport V6. Ma è una bestia sta roba. Ma sentite il rumore del suo, il suono del motore. Wow! Come scoppietta! Mamma mia! Wow! Certo che in quest'epoca le macchine sapevano fare... Oh mio Dio! Ok, ok, bene. Torniamo un attimo indietro, perché se mi beccano fare una roba del genere e guidare soprattutto una macchina proibita, poi e soprattutto è arancione, io non so veramente come quei criminali abbiano pensato di che arancione sarebbe stato un ottimo colore con cui scappare dalla polizia, ma in ogni caso, eccoci qua di nuovo. Allacci, quindi. Allora, ragazzi, wow. Vediamo un attimo un'altra chiamata, magari se c'è qualcosa che per noi, insomma. Non so se hanno già fatto qualcosa sulla 500... 695, anzi, biposto. Sì, sembra di sì, perché l'hanno tolta di mezzo. Quindi anche questa la mandiamo comunque qua in riparazione, quindi la direi di metterla ad esempio qui dentro per almeno sistemarla un attimo. E poi niente ragazzi, ci vediamo una volta che abbiamo un'altra chiamata. Stogliamoci sto giubbotto pesantissimo antiproiettile, spero che non mi serva più, e soprattutto aspettiamo che faccia bel tempo, perché adesso sta piovendo, non è che proprio forse sta già venendo bel tempo, però dai. No, e a quanto pare no ragazzi, il tempo non è migliorato affatto, anzi come vedete è diventato veramente terribile, uno schifo incredibile. Quindi purtroppo questa volta ci tocca così. È raro che allo Santos non ci sia bel tempo, però effettivamente ogni tanto purtroppo succede. Aspettate, fatemi chiudere il bagagliaio posteriore qua. Che ogni volta devo entrare dentro, perché sì, si può fare anche con la chiave e con l'app, ma non so mai utilizzarlo. Aspettate un attimo che mi sta chiamando di nuovo qualcuno. Chi è? Ah, è il boss. Aspettate un attimo che rispondo. Pronto? Ehi, Roberto. Sì, sì, dimmi tutto. Puoi venire in ufficio, dobbiamo parlare di due o tre cosucce. Beh, in ufficio adesso, qua là, ci sei dentro? Sì, sono nel mio ufficio, lo vedi? Sì, 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 sì. Adesso arrivo, ero un attimo in macchina a prendere una robina e ci sono. Va bene. Ok, ciao, 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 ciao. Beh, non so che cosa vuole al capo, ma speriamo qualcosa di buono, perché... Anzi, adesso mi lamento per... giusto, adesso ho l'occasione per... Giusto, adesso espongo i miei problemi. Salve, standing ovation per quando entro dentro, bellissimo, comunque. L'ufficio del boss, giusto. Capo? Oh, eccolo qua. Permesso? Scusi, entra pure Roberto, posso... Ah, grazie. Permesso, salve, ciao. Eccomi qua. Salve. Allora, volevo dirti una cosa. Due cose. Le dico io. Sì, le dico io. Non so come dirglielo. Sì. È licenziato. No, ma perché? Cosa ho fatto? Sono andato a prendere... Sto scherzando. Questo è quello che gli direi se lei fosse veramente licenziato. Giusto. Allora, io avevo due o tre cose da dirle. Allora, innanzitutto, non so se ha visto, ma quella biposto 695 che ho portato era di una persona che l'aveva parcheggiata malissimo e che quasi mi voleva picchiare. Una roba assurda, una donna, una Karen praticamente. E l'ho portata qua. Adesso non so se ho fatto Karen. Giusto. Sì, nel senso, ha presente, no? Si dice una Karen, quelle persone un po' stravagate lì che dicono sempre: il mio manager, voglio il manager, quelle robe lì. Insomma, vabbè, comunque l'ho portata qua. Ok, vabbè. Seconda cosa, non posso più rischiare la vita così. Io continuo a rischiare la vita. Okay, allora vado a prendere la macchina della Karen e mi sparano e quasi mi colpiscono. Vado, mi chiama la polizia per ritirare quella Clio, che adesso ha visto quella Clio arancione lì che è sequestrata dalla polizia, e i criminali escono con un mega fucile gigante e mi sparano. Per fortuna mi hanno dato un giubbotto antiproiettile, ma non è che protegge la testa. Caro Roberto, questo lavoro è rischioso, lei lo sa. Viviamo in un mondo di pazzi. Lei a suo modo è un supereroe, perciò si ritenga un supereroe e come tale agisca da supereroe. Lei è fortunato a fare un lavoro del genere. Lei sarà riconosciuto. Le sarà riconosciuto questo lavoro una volta che lei passerà oltre. E se non ci riuscirà, magari sarà lei il nuovo boss.
Ma che, ma che. struttura. Io so, ho capito già che arrivo a 60 anni la Lei ha una pensione. responsabilità. Grazie a lei, molti cittadini vivono meglio e altrettanti invece pagano le multe, ma vivono meglio. Vabbè, facciamo così, dai, se non ci sono più lavori così tanto pericolosi, ci sta. Sì, posso andare ancora avanti, però sappia che insomma, ecco, insomma, non, se perde un lavoratore come me, perde un Se ne trova un gioiello. altro, non è nel senso. Se ne trova un altro che comunque lo sostituirà a malgrado, malincuore, insomma. Però purtroppo abbiamo bisogno di lavoratori. Le Vabbè, comunque. do un aumento per questo. E proprio per questo comunque le Dimmi. riconosco il suo impegno. E fuori dalla porta le aspetterà un pacco di cioccolatini. Lo richiede alla reception. Mi Wow, pacco di cioccolatini! Sì, che bello! prende per i fondelli. No, ero veramente felice dei Ah, cioccolatini. Vabbè, bene. comunque, E sì. oltre questo deve andare a fare un lavoro per me. Ecco, Al sì. porto. No, al porto, no, ho sbagliato. A Scrapyard di Sandy Shores, è presente? Dove Sì, c'è quell'aereo sì, ormai lì. sì. Dove ci sono tutte le macchine, i Perfetto. rottami di macchine. Bravissimo. Lì ci sono 5-6 container. Ah. Ogni container ha una macchina. Lei apra questi container. Li ho già comprati al buio, ok? A scatola chiusa. Apra questi container e vede che macchine ci sono. Ok, se la Ok, macchina vale la pena prenderla, la porti qui, altrimenti la lasci lì che tanto spazzano le ok. macchine. Va bene? Va bene, a dopo, arrivederci, A grazie dopo, buon capo, grazie, lavoro. grazie, grazie. E che non la sparano più. Speriamo che non mi sparino più, che caspita. Allora, vabbè, ho capito che non ha capito che ha capito. Vabbè, comunque, andiamo a prendere il nostro veicolo, abbiamo un altro lavoro da fare. Allora, fatemi alzare il letto, ragazzi, abbiamo un bel po' di viaggio da fare questa volta perché dobbiamo arrivare fino lassù allo sfascia carrozze di Los Santos, in cui tutte le macchine di Los Santos alla fin fine sono, e quindi ci vorrà un po' di tempo. Speriamo che questa nebbia, capito, si sradichi un po', si evapori, perché ecco, non c'ho voglia di farmi tutto sto tragitto con la nebbia. Vabbè, ragazzi, togliendosi di mezzo da quell'incredibile, infernale posto che è l'aeroporto di Los Santos, effettivamente si è leggermente aperto il cielo, per fortuna, perché veramente era incredibile. Ma il problema è che sono senza benzina, quindi per fortuna ho delle taniche dietro, ma spero di riuscire ad arrivare a un benzinaio almeno prima che mi si spenga il furgone, che già sento che sta arrancando e non mi piace che stia arrancando. Guardate il fumo che fa da dietro sto veicolo, ma forse sempre. Guardate sotto il fumo che fa, incredibile. Oh no, si sta fermando. Oh no, 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 fre quattro frecce, quattro frecce, quattro frecce. No, 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 no. Non qua in mezzo, non qua in mezzo, fammi avanzare almeno un po'. Ok, qua va bene, oh mio Dio, sapevo che finiva così. Allora, vediamo un attimo nel traffico, qua adesso mi tocca metterla su, mentre c'è un sacco di gente che passa tutta velocità con. Allora, eccoci qui. Facciamo il pieno velocemente qua con. Ecco qua, perfetto. Ok, allora, sembra che il veicolo abbia 16-17, 20%. Quindi per fortuna ce la facciamo già con quella che abbiamo. Veramente per fortuna, perché ragazzi, se non avessi avuto la tanica sarei rimasto qua spacciato. E questo è lavoro, quindi ecco, ok. Abbiamo fatto un po' il pieno, vediamo a che punto siamo con la benzina. Ma credo che dovremmo essere a buon punto. E infatti 62. Bene, eccoci qua all'uscita Sandy Shores, ragazzi. Quanto tempo è che non vengo qua? Allora, Sandy Shores Harmony. Andiamo qui verso Harmony e Sandy Shores. Attenzione perché dovevo dare un po' di precedenza. Ma mi scusi, veramente, grazie mille di essersi fermato. Allora, vedete quella roba lì recintata di rosso? Quello è esattamente il posto in cui dobbiamo andare oggi. E lì dovrebbero esserci appunto i container che contengono i veicoli che il mio capo ha comprato per essere probabilmente riparati. Non ne ho idea, ma attenzione a questo tizio. Eccoci qua. Allora, sì, avviciniamoci. Se c'è qualcuno, parliamo con quel qualcuno. O se no, ritiriamo direttamente i veicoli, direi. Ecco, già vedo i container. Non so se sono quelli, ma in ogni caso, guardate che casino che c'è qua. Incredibile. Troppe macchine. Allora, diamo un'occhiata, ragazzi. E qua dentro alla zona non mi pare che ci sia nessuno. O almeno non a prima vista. Lì il cancello è aperto. Prima entriamo un attimo per vedere un po' questo cimitero di macchine. Perché devo riuscire a capire quali sono quelle che invece vuole il mio boss. E per il resto, che cavolo, io mi sa che quasi quasi il mio boss lo richiamo e gli dico: ma che caspita, cioè dove sono i container che mi dici tu? E forse sono quelli laggiù. Perché vedo dei container laggiù in fondo, ragazzi, che sono aperti. E forse potrebbe essere quello che effettivamente mi stava dicendo. E che cavolo, oddio, ma come fanno a muoversi qua in mezzo? E soprattutto come facciamo a spostare i veicoli? Non lo so, se non c'è un cargo, Bob. Allora, vedo un container, un altro container lì e altri due container di là.
l'ho visto, no? Adocchiandoli. Quindi questo è un container e contiene una vecchia Land Rover, sembra un Defender, che adesso valgono veramente tanto comunque. Guardate qua che roba, incredibile, Land Rover 4.0, guardate che motore assurdo. E c'è veramente quasi tutto, ma mancano le gomme da quello che vedo, i finestrini, però il parabrezza davanti c'è, solo che i finestrini di lato si vede che non ci sono. E per il resto non so, mancano delle parti, questa andrebbe ben riparata, ma molto riparata anche, forse con parti originali probabilmente. Qua cosa c'è? Questo sembra un veicolo acceso, sinceramente sembra una Kia Sportage, ma è tutta distrutta, oh mio Dio. Questa già vale non tantissimo di suo, per di più è anche tutta veramente distrutta, questa ha bisogno di completamente una carrozzeria nuova, no. Guardate dentro l'interno che... Oh, 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 ok, no, vale ancora meno la pena recuperarla questa. Caspita, mi sono cadute le porte letteralmente sfiorandola, quindi vabbè, niente. Allora, andiamocene via ragazzi, vediamo a vedere le altre due che probabilmente, sì, c'è qualcosa forse, spero, di meglio, perché sennò il mio boss ha fatto veramente un brutto affare qui. Guardate che rottami ovunque, anche di un aereo. Vabbè, a parte gli aerei, questi qua, mega di linea, che comunque sono interessanti, però, sì, capite, no, la situazione. Quindi, andiamo a vedere quelle due là. Oppala là, allora, una, ragazzi, mi sembra una BMW completamente nuova e forse anche elettrica. Ma qua c'è qualcuno, incredibile. Chi l'ha fatto questo quadro? Salve, salve. Salve, salve. Sono dell'ACI, mi hanno mandato... Sì, mi hanno mandato da Los Santos. Il mio capo dice che sono i suoi container questi, che li ha comprati a... mamma mia, un altro. A nero. Un altro. Dico, nel senso, li ha comprati così, senza vedere cosa c'è dentro. Sì, queste macchine arrivate da poco. Sì, ma io mi chiedo questa qua, ad esempio, questa cos'è? La BMW X, cosa si chiama? X. E lo chiede a me, che sono un meccanico. Ah, no? E cosa stavi cercando di fare lì alla macchina, allora? Eh beh, sì, cercavo di spegnerla. Sempre accesa. Sempre non accesa. Non si spegne mai. È possibile, dai, togli i cavi dalla batteria e si spegne, no? Fallo tu. In effetti qua... vedi, qua è la batteria, dovresti... Vedi che c'è il più... Vabbè, senti, lasciamo stare, va, adesso li porto via. Guarda, voglio solo capire un attimo... Sento che sono un po' incastrati qua in mezzo agli altri veicoli. Devo capire come portare il mio... Si accendono, secondo te, questi? Perché quello si accende e noi abbiamo capito che rimane acceso. Ma questo? Penso di sì, sembra... Vediamo se riesco a salire... Nuova. Vediamo se riesco a salire sopra per caso... Ok. Oh, funziona ancora. Credibile. È anche abbastanza pulita dentro, sinceramente. Nuova. Aspetta che tolgo la radio. Che ci fate con queste auto? Non ne ho la più pallida idea, però mi ha chiesto di recuperarle, quindi forse le ha prese per un buon prezzo. Mi mette sotto quasi. No, vabbè, mi scusi. Un attimo solo che la tolgo da qua. Ecco, oppala là e oppala lì. Perfetto. Allora, sì, adesso è un po' un problema portarla però nel... piano. Accelera velocissima. Senti, c'ha tipo 600 cavalli sta roba. Che caspita. Allora, come usciamo da qua? Bella domanda. Lo chiede a me, io faccio solo sicurezza. Ah, lei è della sicurezza. Sì, a proposito. A me devono $1000 da lei. No, non io non c'entro niente. Le macchine di qua non se ne vanno finché mi hanno pagato il servizio. Da lei un po'. Ok. Adesso chiamo il mio capo e vediamo un attimo del servizio. Un attimo. Adesso lo chiamo. Guarda se non lo chiamo adesso. Lo chiamo. Che fine ha fatto poi? Mannaggia. Dai, rispondi. Rispondi. Dai, che adesso è importante rispondere al telefono. Mi ha scritto. Aspettate. Mi ha scritto ehi. Ehi. Sono. Mannaggia, ma. Pronto. Ehi Roberto, ecco, dimmi tutto, caro. Sì, senti, sono lì al... Sai che mi avevi detto di venire la fascia carrozze, no? Come va? No, non va male perché non mi fanno portare via un veicolo nemmeno se gli devo dare $1000, €1000, ho capito? Ah, sì, mi sono dimenticato, dovevo avvisarti. Sì, anticipali tu, per favore. Ah, vabbè, ok. Ce li hai? Cercherò... Sì, cercherò bene in tasca o pago col POS. No, non hanno il POS. Mi sai di andare a ritirare? Va bene. Una cosa un po' a nero. Ho capito, €1000, non è che si sta... Vabbè, ok, adesso vedo, dai. La sicurezza, dai. Roberto, si paga la sicurezza. Vabbè, grazie, ciao. Grazie a te, Roberto. Anzi, glieli richiedo direttamente con Apple Pay, guardate, aspettate, 1000, aspettate che ce l'ho qua, vedete, 1000 e posso fare richiedi. Te li ho richiesti qui.
per dopo. Ecco, gli scrivo che gliel'ho richiesti qua, vedete, nel telefono, per dopo, così almeno sa che i soldi me li deve tornare. Ma penso di sì, perché di solito è bravo a tornarmi i soldi. Allora, sì, parliamo con sto tizio qua. Ehi, scusami, scusami. Ehi, dimmi, stavo parlando con mia moglie. Sì, scusa, allora, guarda, io devo anticiparteli a quanto pare i soldi. Come li vuoi il pagamento? Contanti. No, no, dai, dammi il numero di telefono che ti mando i soldi direttamente. No, 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 non tracciabilità, contanti. Ma dai, dove c'è, scusa, ma dov'è un bancomat qua? Come faccio a trovare un bancomat? No, è problema mio. Come non è problema tuo, se io non te li posso... Io faccio sicurezza, mi metto al sicuro che le auto non se ne vadano da qui finché non mi dai $1000. Ok, adesso vado e torno. Beh, con quei $1000, per favore, me le prepari davanti così almeno le porto via. Io faccio solo sicurezza. Ok ragazzi, sono arrivato alla Flika. Mamma mia, ho perso tutta la giornata solamente per fare sta cosa qua, per sti mille. Poi spero che non siano mille a macchina, perché sennò è un bel macello. Io, dato che ne devo portare via almeno tre, e probabilmente sono tre quelle che devo portare via, devo adesso prelevare, caspita, forse è meglio se vado al banco, ma prelevare 3000. E adesso mi metto a prelevare 3000, ragazzi, che vi devo dire. Ecco, allora, vediamo un po'. Ritiriamo giusto 3000. E poi, appena è fatto, glieli portiamo. E gli portiamo 1000 e vediamo un po' cosa mi dice. Io comunque quell'altra tutta distrutta, la Kia, non la prendo per niente, perché sarebbe troppo lavoro. Quindi ecco fatto, perfetto, ritirati. Bene, adesso possiamo tornare lì dello sfascia carrozze. Quei furbacchioni, guardate ragazzi, incredibile. Ed eccoci qua di nuovo. Oh mio Dio, se adesso non me li ha portati davanti. Vabbè, ok, adesso cerchiamo di fare retromarcia velocemente, tizio della sicurezza, e cercheremo un modo per farlo. Anzi, meglio portare forse i veicoli fuori, dato che si muove. Oh, mi scusi, il cancello. Che sbadato che sono. Che sbadato. Allora, intanto tiriamo fuori qua il letto e andiamo da quello della sicurezza. Vediamo un po' che cosa. Caspita, mi sa dire adesso che c'ho i soldi in contanti. Ehi, eccomi qua. Ti giuro, ho fatto. Ce li ho i soldi in contanti adesso. Sono arrivato dall'altra parte della città per trovare un banco. Ma alla Flika. Ma come? Sì. Ma come? C'era il coso qui? Ma cosa? Ma dai! Ma lei è veramente un po' tonto. Gliel'avevo anche chiesto! Se c'era un ATM qua vicino, lei mi ha detto... Vabbè, lascia stare. Beh, io le ho detto, no, è problema mio, non le devo dire io come... Vabbè, lasciamo stare, ecco, guardi, le do i $1000 subito e non ci pensiamo più. Allora, vediamo un po', ecco, fatto, guardi. Ecco, tutti i suoi, eccoli qua, tutti i suoi. E li devo contare, devo essere sicuro che fossero giusti. Che fanno, ecco. Me lo paga un caffè? Mazza, con $1000 caffè, più anche, cioè. $1000 servizio, io faccio sicurezza. Ho capito, ma non sono io che devo pagarla, saranno quelli del posto a doverla pagare, no? Adesso no, me ne vado a prendere veicoli. No, è problema mio. Neanche il caffè è problema mio, però, allora. Eccoci qua. Allora, prendiamo sta macchina. Ehi, maleducato. Vabbè, sicurezza. E poi, ecco. Allora, vediamo un attimo. Se vuole l'aiuto. Sì, grazie. Cosa fa? Fare manovra. Sì, ecco. Come vi faccio fare manovra? Cosa devo fare dietro? Sì, un attimo che è un po' difficile qui. Ecco. Che capra. Cioè, l'ho detto che accelera veloce sta macchina. È un attimo. Però ecco, il tuo capo magari la licenza, va bene. No, ma come va bene? Non è in grado. Ma Mi sa, sto rompendo tutto il posto. Ma dai, che basta. È un rottame il posto. Ora salga di qua. Salga di qua, Adesso posso, perché questo è un mezzo SUV, ma dopo... ecco, no, okay. È il problema... Mamma mia, c'è un bullone gigante, ma può toglierlo lei? Non è sicuro il bullone gigante. Ragazzi, adesso torniamo davanti che lo carico su questo almeno. Ok, eccoci qua. Carichiamolo sopra. Direi che vediamo se ce ne stanno, ma sì, li faccio stare, dai. Uno lo metto qua, l'altro lo metto dietro e praticamente siamo a posto. Questo è al limite massimo. Ma mi ha rotto la recinzione. Vabbè, ma non l'ho fatta... Ma modo di lavorare... Sì, me le chiedo scusa. Effettivamente non sono stato molto attento su quello. Però con i $1000 qui i danni si pagano. L'ho pagata $1000 per i danni. Ma dai, per il servizio, non per i danni. Ma mi faccio attaccare il veicolo e basta. Dai, vai, basta. Vabbè, chiuderò un occhio. Bravo. Tanto non è rotto, si può solo riattaccare. Ok, serve l'altro veicolo ancora. E poi ci trasciniamo pure il terzo. Oh. E tu, che stai facendo? Che fai qua? Esci fuori subito, subito. Wow, meno male che non ho fatto la stessa fine. Oh mio Dio, com'è volato, ma... Vede, la sicurezza si paga con i soldi o con la vita. Iaiai, non so in che caspita di posto sono finito. Ma di nuovo, il mio capo mi ha mandato in qualche posto in cui rischio la vita.
Che novità. Allora, vediamo un attimo se riesco ad abbassare qua il cofano. Tanto questo ha detto che non si spegne, ma speriamo abbia ancora un po' di benzina dentro. Posso chiuderlo? Ok. Adesso vedo se riesco a... No, me lo chiuda, per favore, non vedo nulla. Grazie. Nulla Non si vedo, chiude bene, si apre, chiude le eh. molle. Dai, dai, lo vedo che è lei che apre, chiude, mi fa i dispetti qua, dai. Mi faccia uscire, per favore, da qui. No, Guarda Oh, ma è avanti. possibile che io... Ecco, non debba vedere niente per colpa di... Piano, piano, il furgone nuovo, piano. Piano, sto andando pianissimo. Questo almeno non accelera a botto come quello di prima. Almeno c'è un po' di... Piano, non mi graffiare furgone. No, ma che furgone? Quale furgone? Il van, Questo? Ma questo. dai, non c'ha neanche le ruote! Non c'ha neanche il È motore! Non prossimo è... alla riparazione, non si faccia problemi lei. Ho capito, ma... Vada, Allora... aspetta, faccio fare manovra. Vada Grazie. dietro, vada dietro, Sì. vada, c'è Sì. spazio, vada. Vado, Vada, vado, vada, vado, vado. vada, vada. Vada di Vado. più, e Ma vada. sicuro? Io sento bip bip Ehi, bip bip qua, sta suonando no, si tutto. proprio, mi ha graffiato, eccola. Non è Eccolo. vero, non è vero, è una bufala. Aspetta, allora, chiudo io Aspetta, con... lo guido Serve io, un lo uomo per svolto chiudere io, questo. va. Oddio, Mi è vero faccio che fare non si manovra. chiude? Che cavolo? Oh, ma che c'ha sto coso? Ehi! No! Ha pure rotto il cofano, meno male macchina mia. Ma lei proprio è un incompetente. Non voglio vederla mai più, lei! Faccio io manovra, che La lei è faccia lei incapace. manovra, ci vediamo all'entrata. Mamma mia. Mi faccia almeno manovra. Vediamo quando arriva questo, sono 3 ore che è già fuori. Aspettate che entro un attimo dentro a guardare perché è sparito letteralmente. È una stradina piccolissima da fare. Oh! Ma che fa? Ma è matto! Ma io non ci posso credere. Sicurezza, sicurezza, sicurezza. Poi se gli tocco il cofano si arrabbia. Guardate come tratta i veicoli. Lo sta letteralmente distruggendo. Oh, fermati! Oh! Mannaggia la miseria, non ci vedo niente con sto sole. Oh! Per la Vergogna! tua sicurezza, levati di là. Ma... Ok, mi levo, mi levo, mi levo. Me l'hai distrutto tutto. Guarda, adesso faccio le foto per il boss che non ci crede. No, perché sennò poi mi dice che sono stato io a distruggerlo. Adesso faccio il video. Ecco qua. Guardi, capo. Guardi che cosa sta facendo il tizio che sta guidando della sicurezza. Guardi come sta, cioè, letteralmente riducendo il veicolo. Adesso glielo mando sto messaggio. Per portarlo Ma fuori, perché perché non mi come vede, aiuti capo, io sto caricando anziché le cose sopra lì e tutto lui sta facendo incompetente? questo. Adesso le faccio anche delle foto, così le faccio vedere chi è la persona, così almeno possiamo un po' denunciarla o fare quello che vuole lei. L'ho anche pagato Va 1000 bene. dollari comunque, Va bene. No, non sto bene, non sto bene. Ecco, beccati un'altra L'ho foto detto per la pure sua e un'altra sicurezza. foto. Ecco qua. Va bene, va Le bene. ho fatto tutte le foto, adesso le mando al capo, al mio capo. Un attimo, lo carico io sopra il Ecco qua. veicolo, lo carico io sopra. Stia fermo lì dov'è? Mamma Ne mia, porto incredibile. l'altro? No, stia fermo dov'è, Visto per che lei non favore. è capace, No, lei non è capace. Lei non le ho non è portato in capace. veicolo. Lei non è capace. Sì, Ecco qua. Adesso le ma mando la intanto. Va foto bene, che era mandi. lei alla guida. Ecco fatto, gliel'ho Mandi, mandata. mandi. L'ha mandato il video? Sì. Adesso mando anche il video. Ecco, mi ha pure risposto. Che succede, Roberto? Mamma mia. Fondi la verità al tuo capo. Il tizio della sicurezza ha rotto tutta l'auto. E quando sono arrivato, l'ho beccato che smanettava dentro il motore. Ecco qua. Gli ho scritto tutto perché, ragazzi, forse stava rubando qualcosa. Gli mando anche la posizione, ma tanto la sa. Ecco qua. Roberto, ma questo è inammissibile che ci stai facendo tu lì. Questo lo terrò in considerazione per la prossima tua busta paga. Ma in che senso? Sto andando. Allora ci muoviamo, no? Sto Io devo prendendo i andare a mangiare. veicoli io. Ci Allora. sentiamo dopo che ti spiego. Ecco, un attimo solo. Ecco, ho scritto un attimo qualcosa. Ecco, al mio capo. Devo prendere l'ultimo veicolo. Un attimo che tiro su questo. Eccolo qua, con tutti e due i veicoli sopra. E l'ultimo mi manca da prendere. Adesso vado a prendere l'ultimo. Eccoci qua. Allora, questo però non solo non so, non credo che si accenda, ma per di più qua c'è sto veicolo in mezzo che dobbiamo togliere prima. Hai un modo per togliere questo di mezzo? Questo furgone, van qua? Capito, va? Fammi vedere se si accende questo. Si Però... accende? No, non si accende. Le luci sì, ma il motore non va. Prova guarda a dare un'occhiata al motore lì davanti, vediamo se c'è qualcosa che... È sicuro oppure mi denuncerà al tuo capo? Se lei toglie dei pezzi, sì che la denuncio. Se spacca il veicolo, certo che la denuncio. Niente, dobbiamo trovare un altro modo qua. Oh, ecco qua, attaccato a batteria. Ho capito, a Era un parte po'. la... Ecco qua. Ma... Ah, gli iniettori. Gli iniettori, problema di iniettori.
Ok, provi ora. Vediamo se adesso va. Oh, sì, adesso va il motore. Ok, mi muovo, eh. Si Oddio. muove, si muove. Non si muove tanto, perché mi sa che è incastrato da anni di... non c'ha le gomme, no? È vero, eh. Ah, puoi togliere quel sacco da davanti, che indietro va, ma in avanti no. Guarda, sto accelerando al massimo e non... Dice che va a 30 all'ora, ma non sta andando, non si sta muovendo. Mi scusi, cosa ha fatto? Ha tolto il coso all'ultimo. Mio Dio, non l'ho fatta apposta, mi dispiace tanto. L'ho fatto. Guardi, Sa facciamo come così. si può risolvere la situazione? Le chiamo un medico. No, 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 no medico, no medico. Sicuro che non vuole un Sì, sto medico? bene, sto bene. Ok, sicuro che sta E mi dà bene? già $500, io non parlo, non vedo, non sento, non tocco. Va bene, ecco 500 Così dollari. la... Per te, eccoli qua. Ecco, Sto già meglio. meno male. Adesso. Lei Fammi comunque è un portare sto pazzo. veicolo fuori da qua, dai. Fatemi attaccare anche questo, per favore. E andiamocene via da qua, che mi sono già stufato. Allora, vediamo di attaccarlo al solita corda lì sotto. E l'altro lo attacchiamo. Aspetti, venga un attimo a vedere qua, un attimo. Controlli un attimo col motore mentre io attacco che sia tutto ok il gancio, eh. Si Va assicuri bene. che il gancio sia tutto ok? Certo. Sicuro? Sicurissimo. Ok, perfetto. Allora, un attimo solo che salgo a bordo del veicolo. Wow, no! Adesso vediamo un attimo se è collegato bene. Oh, tutto a posto! Oddio, no, no, aspetta, come te lo toglilo dalla mano? Perché ce l'hai agganciato tu? Perché ce l'hai agganciato tu? Aspetta! Mannaggia la miseria, ma guardate, dovevi attaccarlo alla macchina, non a te stesso! È incredibile. Ma adesso taglio la corda, taglia la corda! La riesci a tagliare? Ok, fatto, ok. Torniamo lì. Devi assicurarti che sia attaccato al veicolo, non a te. Ma questo è incredibile, ragazzi. È incredibile. Ma lei è veramente fenomenale. No, lei è fenomenale. Scusi, non mi faccia capire un attimo. Io le ho detto, attacchi al veicolo. Poi le ho anche detto, è sicuro che sia attaccato bene? Lei mi ha Ma detto di lei me l'ha sì. attaccata alla cintura. Non l'ho attaccato io, dai. Nascosto. Lei doveva controllare. Si tolga di mezzo, Sì, allora così. Ecco. metto a fare lo sci? Cos'è? Sì, vabbè, Perché mi va, vabbè. diverto? Vabbè, grazie, arrivederci, ci vediamo, Mai ciao, più, mai ciao. più. Mai più sì, buon lavoro, più o meno. Guarda come è diventato sporco il camion adesso, incredibile. Allora, tiriamo un po' la corda perché 13 metri è un po' esagerato. Ehi, ma che fai? Ma che fai? Boh, mamma mia. Vendetto! Portiamogliela via prima. Vendetta, cosa sei? Truce Baldazzi. Allora, ragazzi, vediamo di tornare a casa. Io non ci posso. Ragazzi, io. Basta, basta, basta. Non tiriamo più la corda. Adesso devo arrivare Ma se fino ne alla. va! Se ne vada! Vada a lavorare a fare la sicurezza, che potrebbero entrare dei ladri. Mamma mia, $1000 di sicurezza. Ecco, lasciamogliela così, ragazzi, portiamola in giro così. Ecco, questo è l'unico modo che mi viene in mente per portare in giro sto coso in modo che nulla si rompa. Ecco, e nulla si danneggi ed eccoci qua. Ok. Ok, ragazzi, rieccoci qua di nuovo a Laci. Adesso direi che praticamente è andata tutto bene, ma dobbiamo far capire un attimo al capo che cosa è successo e spiegare bene la situazione, ma adesso lo facciamo senza troppi problemi. Quindi, per fortuna è andato tutto bene sia la corda che comunque adesso possiamo leggermente allentare perché... Ah, scusate, allentare, ecco, perché era un po' leggermente troppo stretta. Riportiamo i veicoli e vediamo un po' che cosa ci sa dire. Lui, oh, meno male che questa odissea, ragazzi, è finita. Adesso glieli facciamo vedere al capo. Vediamo un attimo se c'è prima. Voglio giusto capire che cosa voleva dirmi anche con quel messaggio che è inammissibile. Ma non ho ben capito cosa è inammissibile. Quindi vediamo un attimo se riesco a Oh, hai sentirlo. l'impiegato del mese. Ah, ti stavo chiamando! Vedo, Ehi! vedo. Aspetta, scusa. Allora, eccoci qua. Guarda, ti ho preso tutti i veicoli che riuscivo. Ce n'era un quarto, ma era una Kia Sportage completamente distrutta, però del 2022, ma veramente una roba tremenda. Va Quindi bene, va c'è bene, fatto una bene. EX, come vedi, poi c'è un Ford Bella. Runner, adesso non mi ricordo come Ma si è chiama, TRD distrutto. Pro. Vabbè, purtroppo hai visto i video, no? Hai visto la foto e il No, non ho video. visto. So solo che mi hai detto che ti sei fatto fregare. Mi sono fatto fregare. Mi ha detto che voleva $1000, poi mi ha aiutato a tirare fuori la macchina, ma tirandola fuori ha iniziato a sbattere ovunque, volare ovunque. E poi c'era questa che era già così, è Vabbè. ridotta malissimo, non ha finestrini, non ha gomme, ha il bagagliaio anche che si apre ancora. Vabbè, quelle due vanno bene. Questa qui. Vabbè,
Vedi tu che cosa fartene. Beh, ti taglio Non la ci corda nel importa. frattempo e vediamo un po' cosa. Sì, va bene, dai, facciamo così. Puoi pure Ok. tenertela questa, non ci importa, non ci Ah, importa. questa è Land Rover? Sì, riparala, vedi che cosa farci, è tua. Facci tu il tuo Wow. lavoro. Ok, grazie, perfetto. Sì, mi piace questa, grazie. Però il danni sulla... Che cos'è questa? La La Toyota? Toyota. Te li scalo un pochettino, eh? Non si lavora così, Robert. Ma No, no. vabbè, ho capito, ho capito. Mai più farò toccare il veicolo a qualcun altro, ok? Ok, ragazzi, allora adesso questo è un progetto che effettivamente voglio portare avanti. Avete sentito il capo, a quanto pare me la fa riparare completamente. È leggermente danneggiata davanti, le quattro ruote, le portiere. Per fortuna abbiamo già qualche pezzo qua che possiamo sicuramente usare, ad esempio le portiere. Esattamente, vedete, possiamo prenderla. Adesso non so se questa qua è esattamente quella compatibile, forse questa è leggermente troppo lunga. Soprattutto non è del colore giusto, ma dobbiamo poi andarla a verniciare là, però intanto magari le metto qua. Ah, cavolo, pesa troppo. Aspetta, fatemela mettere sul tavolo qui. Ok, perfetto. E niente, per il resto, vabbè, facciamo la riparazione veloce. E direi che oggi o nelle prossime settimane questa è già bella riparata. Ehi Roberto, a che punto Sì? sei? Sto cercando di capire che pezzi servono per riparare la Land Rover qua. Dimmi tutto. Allora, facciamo così, mettila da parte che ho un altro lavoro per te, Sì. molto interessante. Ok, sì, ci sono. Mi Spostala dica. pure e raggiungimi fuori. Ok, la sposto, sì. Ah, comunque bella macchina questa, se la ripari secondo me sui 50.000 dollari te li Ma fai, anche 80! Allora, eh? 80? parcheggiamola. È la prossima in linea di riparazione e siamo a posto. Allora, vediamo cosa vuole il capo come nuovo lavoro. Vieni, vieni, Caspita. Roberto, Sì? vieni. Ti spiego tutto strada facendo. Hai Che con te il strada? necessario? Ma che... I documenti? Dai, sali, I... Roberto. Non c'è fretta, su. Ma scusa, ma Ecco. mi fa... Ma fammi capire un Dimmi. attimo, questa è la macchina... Che macchina è questa, scusa? Perché È la 500 elettrica, da poco arrivata qui a Los Santos. è rosa? Invece è rosa. Che problema c'è, Roberto? Non Ah, ti non piace? c'è... No, non c'è problema, però insomma è un po' strana. Che... Lei che gira con una macchina rosa è un po'... Vabbè, ok. Mi dica Mi scusi, pure. ma ha qualche problema? No! No, Ah, ma ecco. ci mancherebbe, che problema. È bella, rosa, è anche un bel rosa acceso. Bravo, Pensi che la mia bravo. macchina, pensavo di Senta, wrapparla rosa. Già... sì. parliamo di cose serie, parliamo. Sì, eh. Lei ora va a Dubai. Le ho già preso il biglietto, apre il cruscotto, trova là il suo biglietto, parte tra Biglietto 20 aereo per minuti. Dubai? Sì. Tra 20 minuti? Ha qualche problema? Cavolo, ok, va bene, È un dovrei lavoro ben salutare. pagato questo. Le spiego, ci sono un sacco di veicoli abbandonati a Dubai. Dovrà prenderne alcuni e trasportarli fin qui con il carico merci. Sta a lei il compito di assicurarsi che i veicoli arrivano intatto, non come è successo poco fa, e che faccia un bel lavoro e stia attento alla milizia. Beh, Alla milizia? Ma sì, si sa, sono posti un po' particolari tra milizia privata, milizia dello Stato. Sì, starò perché dove attento. sono abbandonate le auto non è un posto tranquillo, però so che questo è un compito per lei. Ottimo, ragazzi, grazie mille a tutti della visione. Mi raccomando, lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi se volete vedere nuovi episodi del genere. E detto ciò, grazie mille. Ci vediamo con il prossimo episodio giovedì. Arrivederci.